siamo a Sanremo. Radio Bruno. Tutti cantano Sanremo. È un piacere avere qui in diretta nella nostra postazione di Radio Bruno all'interno dell'area stile Rocco Hunt. Ciao a tutti, grazie. Allora, com'è? Mille. Wake up, why you? Sei numero uno nelle tutte le radio, insomma, ti passano. Numero uno per Erwan quest'oggi e dopo la prima mi hai fatto venire il freddo addosso, mamma mia. Complimenti. Grazie, grazie. Un pezzo che primo impatto, primo ascolto, subito entra in testa. Grazie. E dici delle cose importantissime, ci dobbiamo svegliare. Wake up, wake up. Ci dobbiamo svegliare e dobbiamo farli svegliare, perché non dobbiamo, noi siamo già fin troppo svegli. Il problema è che magari chi ci governa, chi ci gestisce, sono loro che magari stanno un po', c'è bisogno più a loro il wake up. Quindi, però spero che il palco di Sanremo sia un palco importante per far arrivare questo messaggio a queste persone. Quando è nata questa canzone? Beh, in realtà sono tutte le mie canzoni quando sono nate, tranne questa. È come se avessi sempre avuto nella testa questa melodia. Poi appena mi si è proposta davanti la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo, ho completato la stesura ed è venuta fuori Wake Up. Ieri sera, insomma, prima esibizione, rotto il ghiaccio, avevi un'energia incredibile, adrenalina 1000. Ma ancora adesso in realtà non ho proprio dormito stanotte, perché comunque il palco dell'Ariston è terribile, perché ti dà un'ansia sei mesi prima. Arrivi lì dietro e hai la paura di dimenticare le parole, le fobie più futili. Dopo che ti sei esibito vorresti stare lì tutta la vita, perché dici, cavolo, ho caricato tutta questa energia per che cosa? Per 3 minuti di esibizione. E quindi però ce la prendiamo così, sono davvero onorato di aver fatto un'esibizione dignitosa. Comunque, la tua seconda partecipazione, che cosa c'è di differente rispetto all'altra? Beh, innanzitutto le categorie. Comunque ho partecipato nel 2014 nelle nuove proposte, devo dire che comunque i big, come li chiamano, i campioni, perché io non mi ritengo né un big né un campione, mi ritengo rocchino e basta. Secondo me è bella appunto questa, sono due cose totalmente diverse. Sanremo Giovani è una cosa inside Sanremo, ma allo stesso tempo parallela, quindi vivi Sanremo in due maniere diverse, però allo stesso tempo io mantengo lo spirito di sempre, perché la cosa bella è la positività. A proposito di positività, nella serata delle cover hai scelto una canzone del 1956 di Renato Carosone. Carosone, sì, tuo fa l'americano, perché anche io voglio fare l'americano a volte, quindi serve anche per me come monito personale, no? Quando noi rapper con le catene, gli anelli, ci crediamo di essere nel Bronx, in realtà dobbiamo ricordare che noi veniamo dall'Italia, siamo italiani e abbiamo una tradizione canora molto molto importante, che stesso gli americani ci invidiano, quindi perché non emancipare la nostra cultura ma essere esterofili? Questa è un po' la domanda che mi pongo. Infatti, bellissima domanda. Invece il 4 di marzo esce la Wake Up Edition. Yeah. Raccontacelo un po'. Primo singolo appunto Wake Up, che abbiamo lanciato ieri dal palco di Sanremo, poi ci sarà un pezzo che ci farà danzare quest'estate, eccetera eccetera, poi ci sarà addirittura scritto una ninna nanna per tutti i bambini che soffrono in tutto il mondo, dedicata in particolare ai bambini di Sarajevo, e quindi non so, sono stato molto attento sul sociale in questa Wake Up Edition, anche perché io sono convinto che un rapper che non canta del sociale non è un rapper, e un cantante che non canta di cose vere, che canta a fare? Rocco, prima di salutarci, il messaggio più bello che hai ricevuto ieri dopo l'esibizione? Ma uno è impossibile dirti, ti dico un po' di nomi, mi ha mandato i messaggi Eros Ramazzotti, Gigi D'Alessio, Salemme, Ciro Immobile, sono arrivati messaggi da parte, me ne sto dimenticando tantissimi, Ciro Ferrara, per dire, sono arrivati 20-30 messaggi da parte di persone importanti, e questa per me è una cosa bellissima, perché io da piccolo guardavo loro in televisione e adesso, anche se solo per una sera, hanno guardato loro a me. Che meraviglia, con il tuo entusiasmo un saluto agli amici di Radio Bruno. Un saluto agli amici di Radio Bruno, ho nome Mierocchino e sono la voce di Wagyu. Yes, sir.